In piena emergenza sanitaria, i pusher non si fermano. Un arrestato denuncia a tappeto delle forze dell'ordine. Manicure da scandalo in piena pandemia, denunciata una presunta estetista che ha postato il lavoro su Facebook. Nuova opinione in sciopero, sindacati in appoggio ai lavoratori che chiedono la sanificazione degli ambienti. Fit CISL e l'appello al presidente dell'Unione dei Comuni della Lunigiana a salvaguardare la salute dei lavoratori. Ristoratori in rivolta contro il comune di Massa per le consegne a domicilio, ancora inutile burocrazia. Misure straordinarie a favore delle imprese, l'appello di Confcommercio ai comuni di Massa e di Carrara. Un saluto a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Antenna 3. Non si fermano i controlli delle forze dell'ordine in piena emergenza Covid-19, ma non si ferma nemmeno l'attività di spaccio. A Montignoso un pusher è stato arrestato dai carabinieri. La polizia ha anche denunciato 10 persone e solo ieri ne hanno controllate ben 120. La cronaca è di Margherita Badiali. Non si placa l'attività delle forze dell'ordine nel far rispettare le regole del decreto del governo in materia di sicurezza, ma non si placa nemmeno l'attività degli spacciatori. Sembra quasi irreale, ma non è così. Nei giorni scorsi a Montignoso i militari hanno trovato un 45enne viareggino da tempo residente nell'area puana che, nonostante le misure varate dal governo, veniva spesso notato a girarsi per le vie cittadine a qualsiasi ora della giornata. Dopo un attento pedinamento, i carabinieri si sono immediatamente resi conto di non avere a che fare con un semplice cittadino non curante delle prescrizioni sanitarie in atto, bensì con un pusher quotidianamente impegnato nelle sue attività illecite che lo avevano addirittura portato a spacciare sostanze stupefacenti nei pressi della stessa caserma dell'arma di Via Fontana. Non appena i sospetti dei militari hanno trovato conferma, l'uomo è stato fermato proprio mentre faceva rientro a casa al termine della sua attività e dal termine di un'accurata perquisizione è stato trovato in possesso di 13 grammi di cocaina racchiusi in un involucro di cellophane. La perquisizione è continuata anche presso l'abitazione dell'uomo, dove è stata sequestrata un'altra dose di cocaina già confezionata e pronta per la vendita. Il pusher, terminati gli accertamenti del caso, è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed inevitabilmente denunciato anche per la violazione dell'articolo 650, avendo palesemente disatteso le norme vigenti in materia di contenimento del Covid-19. Portato in carcere, è stato poi giudicato con rito direttissimo e il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Inoltre, nella serata di ieri, le pattuglie della squadra volante della Questura hanno identificato due soggetti che, incuranti dei divieti dovuti all'emergenza epidemiologica, stazionavano nella zona di Marina di Massa. I due uomini, rispettivamente di 47 e 45 anni, residenti a Massa, sono stati trovati in possesso di alcune dosi di cocaina e quindi sono stati denunciati per il possesso dello stupefacente, ma anche per la violazione delle norme sul divieto di mobilità in assenza di giustificati motivi. Uno dei due ha peraltro ammesso di essere uscito per andare a comprare la droga. Un altro intervento sul ragazzo di 17 anni trovato in possesso di alcuni grammi di eroina. La polizia poi ha agito alla stazione ferroviaria, dove due cittadini marocchini, un uomo e una donna, intenti a litigare tra loro per futili motivi, sono stati denunciati perché non avevano motivi validi per trovarsi fuori dall'abitazione. Altri due ragazzi invece nella zona della Rocca, alla vista degli agenti della volante, hanno tentato la fuga e sono stati denunciati. La polizia ha controllato solo ieri 120 persone, denunciato 10 persone e hanno vigilato su 66 esercizi commerciali chiusi per l'emergenza. Ed è appena arrivato a un'ultima ora il presidente della provincia di Massa Carrara e sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti è risultato positivo al Covid-19. Ascoltiamo il suo intervento in questo video. Cari concittadini, buon pomeriggio. Oggi siamo un po' in anticipo anche perché le novità sono tante e purtroppo non positive. Ieri sera ci siamo lasciati con un saldo di 5 persone, di 5 soggetti positivi Covid-19 e ci siamo lasciati anche con 3 ricoveri dei quali non si conosceva l'esito del tampone, quindi la positività oppure no. Oggi la situazione si è evoluta ulteriormente
e complessivamente siamo arrivati ad 11 casi Covid-19 positivi. Degli 11 casi, 7 sono ricoverati in ospedale e 4 sono a casa. Tra i 4 a casa devo, come dire, anche informarvi che uno dei casi sono io. Oggi, quando ho parlato con l'ASL, mi è stato comunicato l'elenco dei nominativi. Ho trovato anche il mio nome in quell'elenco. E quindi io lo voglio dire, lo voglio dire a tutti, non voglio nascondere nulla, anche perché io sto bene. Oggi ho fatto un gran lavoro da qui, da casa, cercando di coordinare la situazione sul territorio. Abbiamo dovuto chiudere oggi la Casa della Salute per la disinfezione. Domani mattina verrà nuovamente aperto. Ho predisposto anche un'ordinanza di chiusura per il comune di Montignoso domani, per il solito meccanismo per il quale dobbiamo procedere a fare la disinfezione. Quindi un lavoro impegnativo e continuo assieme anche alla Giunta. Questa mattina abbiamo fatto anche una giunta con i nuovi sistemi che sono quelli della videoconferenza. È stata una giunta molto utile perché noi dobbiamo pensare ad oggi, al problema che abbiamo con Covid-19, ma noi abbiamo bisogno di pensare anche a quando questo problema sarà finito. Io credo che non ci vorrà molto, dobbiamo stringere i denti, dobbiamo stare uniti, dobbiamo mettere in atto tutte quelle che sono le pratiche, le buone pratiche che ci possono salvaguardare. Voi avete visto, io 3 giorni fa, quando ho sentito che c'era qualcosa che non andava, non ho fatto discorsi, mi sono rinchiuso in casa. Ho lavorato da qui e ho fatto tutti i passi che dovevo fare per capire se ero o non ero positivo. Quindi io credo che l'atteggiamento debba essere quello, un atteggiamento di buon senso, di responsabilità e di correttezza rispetto al nostro prossimo. Voglio dire anche un'altra cosa che ho notato in questi giorni in cui sono rimasto casalingo, e vedo e noto che ci sono tanti fuochi accesi durante il pomeriggio. Ora, io voglio ricordare a tutti che c'è un'ordinanza che vieta l'accensione di fuochi durante il giorno. È possibile farlo dalla mattina alle 6 fino alle 11 della mattina stessa. Vedo che qui si accende a tutte le ore del giorno e della notte. Ora vi direte come mai si preoccupa. Mi preoccupo perché il problema respiratorio, il problema di Covid-19 non può essere alimentato, non può essere rafforzato da chi continua ad accendere fuochi. Quindi mi sento di fare anche questo appello, informerò anche la Polizia Municipale di stringere anche lì i cordoni della borsa. Abbiamo bisogno di essere molto rigorosi in questo periodo, in questo momento, e vedrete che ce la faremo. Quindi l'impegno è gestire al massimo, nel migliore dei modi possibili, il momento complicato, difficile. Io sento tensione nel paese, sento tensione e paura nelle persone, e io vi dico di avere fiducia, di avere coraggio, perché noi ce la possiamo fare, noi ce la faremo. Ci vediamo domani, buon pomeriggio e grazie. E ovviamente al presidente Gianni Lorenzetti gli auguri di una celere guarigione. L'acuglio di una vespa, appunto sul collo, una casalinga intenta curare fiori nel giardino di una casa di Mulazzo. La donna, spaventata sia dal dolore che dalla possibile reazione allergica, ha deciso di recarsi subito al pronto soccorso all'ospedale di Pontremoli. Una corsa col batticuore, perché lo shock anafilattico è sempre dietro l'angolo per chi abita in campagna, ma i sanitari l'hanno tranquillizzata praticandole le cure del caso, e dopo una breve permanenza in stanteria l'hanno dimessa.
Così la paziente se n'è tornata tranquillamente a casa senza pensare che al triage ospedaliero avevano registrato i suoi documenti e che la carta d'identità sanitaria sua risultava residente appunto in provincia di Milano. La segnalazione è però arrivata ai vigili urbani di Pontremoli che hanno svolto accertamenti e hanno constatato che la donna soggiornava in una casa di Mulazzo pur abitando in provincia di Milano. Così hanno inviato una comunicazione al sindaco Claudio Novoa per competenza. Coronavirus, presunta estetista posta la foto delle unghie appena rifatte sui social ad un cliente, scatta così la denuncia da CNA e scoppia anche l'ira delle estetiste sui social. Sentiamo. Posta la foto delle unghie appena rifatte ad una cliente su Facebook, scatta la denuncia di CNA. Il post incriminato, segnalato dall'associazione alle forze dell'ordine e postato sulla pagina ufficiale, ritrae alcune foto scattate da una presunta estetista alle mani di una cliente. Nel post l'utente si vanta di aver usato guanti e mascherina. Questa mattina, scrive CNA nel post, ci sono pervenute diverse segnalazioni in merito a questo post in cui si evidenzia un comportamento totalmente irresponsabile da parte di alcuni soggetti che in totale inosservanza delle disposizioni relative all'emergenza sanitaria hanno erogato servizi a delle persone presso la loro abitazione. Abbiamo provveduto a segnalare quanto in oggetto alle autorità competenti. Crediamo che in momenti come questo il senso di responsabilità collettiva debba prevalere su qualsiasi esigenza personale. Non esiteremo a segnalare, se necessario, denunciare tali comportamenti. Il post ha subito incassato i commenti arrabbiati di estetiste e cittadini. È un fatto molto grave sia dal punto di vista etico che sanitario, commenta Cristina Mazzoni, presidente di CNA Benessere. Non è chiaro se si tratti di un estetista con regolare abilitazione o di un'abusiva, ma la sostanza non cambia, il decreto è chiaro. Estetiste e parrucchieri devono rispettare la chiusura ed il servizio a domicilio non è previsto nemmeno se si indossa mascherina, tuta e guanti. Da addetta ai lavori che vive grazie a questo mestiere e che ama questo mestiere, dico che oggi la priorità è la salute e non certo la bellezza o il ritocco delle unghie. Il ritocco delle unghie o altri trattamenti, se non sanitari e necessari, non sono urgenze e possono attendere tempi migliori, non è una priorità. CNA ha denunciato a più riprese il mondo del sommerso anche nel campo dell'estetica. Ogni 3 imprese regolari, una è abusiva. È questa, secondo una statistica dell'associazione, il volume monster dell'abusivismo in provincia di Massa Carrara. Stiamo parlando di almeno 150, forse 200, tra parrucchieri, estetiste, tatuatori e professionisti della bellezza che esercitano la professione in maniera illegale, non rispettando le più elementari normative in materia di salute e sicurezza, senza autorizzazione in casa, in garage o a domicilio. È una piaga, commenta ancora la Mazzoni, che stiamo combattendo. Segnalateci gli operatori abusivi. Non vale la pena risparmiare 10 euro se poi a rimetterci è la salute. Sono 152 nuovi casi positivi al Covid-19 in Toscana. In tutto sono 1482 le persone contagiate in regione. Sono 24 invece i nuovi casi a Massa Carrara, 16 nelle Apuane e 8 in Lunigiana. 17 sono le guarigioni virali, cosiddetti negativizzati, 8 guarigioni cliniche e 38 decessi. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 1419. Spetteranno ogni caso all'Istituto Superiore di Sanità attribuire le morti al coronavirus. Si tratta di persone dai 65 ai 100 anni, tutte affette da più patologie. Per la provincia di Massa Carrara i decessi registrati sono 9, sono tutti uomini, tra cui 2 donne, tutti d'età compresa tra i 65 e i 91 anni. Per quanto riguarda i ricoveri, ad oggi sono in totale 679, di cui 178 in terapia intensiva. Di 1482 tamponi totali, fino ad oggi risultati positivi al test sono 200 a Massa Carrara. Dal monitoraggio giornaliero sono invece 7.433 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana, 2.832 nell'ASL Nord-Ovest. Buone notizie dall'ASL della regione toscana, aumentano le guarigioni. Sono 20 ad oggi le guarigioni dal coronavirus che si sono appunto verificate nella nostra regione. Sono 17 quelle virali e 3 quelle cliniche, ma vi ricordiamo la differenza. I pazienti clinicamente guariti sono quelli che non hanno più sintomi, ma che ancora risultano positivi al virus.
Quelli con guarigione virale sono i pazienti che per due volte consecutive sono risultati negativi al tampone fatto a distanza di 48 ore. Quelli con guarigione virale, cioè i cosiddetti negativizzati, sono tutti a casa e fuori dalla quarantena. Questo è il dettaglio dell'ASL Toscana Nord-Ovest e nello specifico per la provincia di Massa Carrara. 8 guarigioni virali, di cui 2 a Massa Carrara. Si tratta di un uomo di 69 anni di Aulla che si trova al proprio domicilio e una donna di 63 anni di Pontremoli, anche lei attualmente si trova presso il proprio domicilio. A Massa Carrara non si registra ancora nessuna guarigione clinica. Emergenza coronavirus, i lavoratori del Nuovo Pignone sono in sciopero. L'avevano annunciato nei giorni scorsi ed oggi è realtà. La RSU aveva chiesto la sospensione dei lavori fino all'avvenuta sanificazione di ambienti e macchinari, ma non sono stati ascoltati. I sindacati manifestano le loro apprensioni, ma ce ne parla Margherita Badiali. Il Nuovo Pignone è in sciopero, l'avevano annunciato nei giorni scorsi i lavoratori e alla fine si è verificato. La rappresentanza sindacale unitaria aveva chiesto ai vertici dell'azienda di metalmeccanica di fermare i lavori fino al 23 marzo per attuare la sanificazione degli impianti per scongiurare il contagio del virus, ma visto il silenzio della multinazionale ha deciso di fermare i lavoratori da ieri. Un caos generale che preoccupa non solo i lavoratori del Nuovo Pignone, ma anche la CGIL, che con Paolo Gozzani manifesta tutte le sue apprensioni. Non si possono fermare le attività legate a trasporti e logistica, la sanità e la sicurezza dei cittadini. Alle filiere di carne, pesca e agroindustria, all'approvvigionamento e alla vendita di alimenti e generi di prima necessità, alla produzione e alla distribuzione di energia elettrica e di combustibili ad usi industriali e civili, al ciclo dei rifiuti. Ciò detto, dato che siamo in emergenza, in una vera emergenza in cui è a rischio la vita di un gran numero di persone, buona parte di tutte le altre attività possono e devono essere fermate fino a quando necessario. Mi piacerebbe che questa fosse anche la consapevolezza delle imprese. Sarebbe meglio decidere di fermarsi, prosegue il vertice della Camera del Lavoro, assicurando continuità di reddito e di buona salute ai dipendenti e utilizzando gli strumenti che il governo e gli accordi tra le parti sociali hanno reso disponibili, prima che si verifichino danni e conseguenze più gravi. Anche perché se abbiamo contezza di cosa significhino i concetti di just in time e lean production, tra poco le scorte finiranno, i magazzini saranno vuoti e la produzione si bloccherà comunque. Dunque, fermatevi, fermiamo tutte quelle attività, prosegue, che non possono svolgersi nel rispetto assoluto di tutte le prescrizioni di sicurezza o non possono essere effettuate a distanza e, soprattutto, smettiamo di sfidare l'intelligenza di chi al mattino indossa tute blu e camici da lavoro e va in fabbrica e in ufficio, mentre poi quando a fine turno timbra il cartellino, striscia il badge, per tornare a casa non deve uscire, deve stare a distanza di un metro, non deve andare a passeggio. Allora, dove le RSU ritengono opportuno fermarsi, ci vuole rispetto e bisogna utilizzare la cassa integrazione fino a che non si è fatto l'impossibile per creare condizioni di sicurezza e fino a quando non si è in grado di trasmettere maggiore serenità ai lavoratori, perché è fondamentale anche questo per svolgere le mansioni nel modo migliore, concludono. Altrimenti sciopero, si sciopera per un'altra motivazione, che è la cosa più cara al mondo, la salute nostra e dei nostri figli. E il Partito Comunista condivide appieno le motivazioni per cui la RSU del Nuovo Pignone ha indetto uno sciopero nello stabilimento di Massa. Ancora una volta possiamo vedere che le richieste dei lavoratori vengono palesemente accantonate dagli interessi speculativi delle amministrazioni dei grandi gruppi produttivi presenti sul nostro territorio, affermano. Ciò non deve essere mai accettabile e tantomeno in un momento di crisi sanitaria come questo. Giovedì scorso, nell'impianto presente nel comune di Carrara del medesimo gruppo, è stato registrato un caso positivo tra gli operai presenti ed è stata indetta una chiusura straordinaria del sito per la sanificazione dei locali. Lo stabilimento è stato riaperto lunedì 16 marzo, ma i dubbi degli operai riguardo la salubrità e l'idoneità dei locali del sito di Massa sono aumentati e hanno richiesto attraverso i propri rappresentanti sindacali una fermata per la medesima procedura di sanificazione massiva e di adeguamento dell'impianto dove lavorano alle necessità legate alla pandemia in corso. Questa richiesta non ha ricevuto alcuna risposta e la reazione è stata quella di indire uno sciopero per la data odierna.
Tutti i lavoratori che ancora svolgono il proprio dovere in questi giorni, concludono, devono essere messi nelle condizioni di poter esercitare la propria professione nelle migliori condizioni di sicurezza per la loro salute e quella dei propri cari. Salvaguardare la salute dei dipendenti di Ideal Service è la richiesta di Fit CISL al presidente dell'Unione dei Comuni della Lunigiana per poter continuare a garantire servizi essenziali ai cittadini. Sentiamo. Appelli su appelli per restare in casa, muoversi il meno possibile soltanto per ragioni necessarie. Un momento difficile per il paese a causa della pandemia in atto. Per questo motivo, Ideal Service, cooperativa che gestisce l'ecologia e i servizi ambientali nell'Unione dei Comuni della Lunigiana, ha fatto richiesta di sospendere alcuni servizi non giudicati essenziali per garantire la sicurezza di lavoratori e cittadini. I servizi in questione sarebbero la chiusura temporanea del centro di raccolta di Mulazzo e la sospensione, sempre temporanea, del servizio di Ecomobile per la raccolta dei rifiuti pericolosi, che si avvale di un camion stazionante in alcuni punti della città due volte al mese, nel quale i cittadini si devono recare per lo smaltimento. La proposta però non è stata accolta positivamente dall'Unione dei Comuni della Lunigiana, che giudica i due servizi essenziali, pertanto non è stata prevista la sospensione. Fit CISL, dunque, chiede un intervento serio per salvaguardare il benessere degli operatori. La consapevolezza del segretario Fit CISL, Luca Mannini, e del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, Thomas Furia, è che in caso di contagio di uno o più addetti alla raccolta si rischierebbe una riduzione o, nel peggiore dei casi, un'interruzione del servizio di raccolta rifiuti, essenziale per la comunità. In quest'ottica, spiegano i rappresentanti, vi è logico pensare che le risorse umane a disposizione dell'azienda vadano salvaguardate il più possibile e gestite nel migliore dei modi. Tutte le aziende di igiene ambientale hanno eliminato tutti quei servizi non ritenuti indispensabili per concentrare tutte le risorse nel servizio primario ed essenziale, che è quello della raccolta rifiuti porta a porta. Noi della Fit CISL, proseguono, non possiamo non denunciare questa cosa. La sicurezza di tutti dipende da comportamenti responsabili. Siamo pertanto a chiedere un intervento urgente dal Presidente dell'Unione dei Comuni. Maurizio Marchetti, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, chiede interventi immediati per trovare posti letto per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. Massa Carrara e la Lunigiana in particolare registrano una situazione già emergenziale, ricorda Marchetti. Il sindaco invoca disperatamente che ripartano i ricoveri negli ospedali lunigianesi e lamenta, a fronte di ciò, di non avere nemmeno ricevuto risposta. Marchetti ha spiegato che per la riattivazione dei padiglioni dei vecchi ospedali dismessi ci vorranno molti giorni, mentre a Fevizzano ci sarebbe un intero reparto di chirurgia vuoto che per essere riattivato avrebbe bisogno di molto meno tempo. Questo è il messaggio invece del sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannetti, che, come stabilito nella riunione svoltasi qualche giorno fa a Fivizzano con l'unità di Cridi, chiede che l'ASL Nord-Ovest Toscana faccia ripartire i ricoveri nei presidi ospedalieri della Lunigiana. Abbiamo perso proprio in questi giorni il nostro caro ex sindaco Paolo Grassi e non accettiamo di perdere altri concittadini per una gestione dell'emergenza poco rispondente, afferma Giannetti. Riteniamo che non sia possibile che il servizio del 118 continui a dare e a dire alle persone che lo contattano con sintomi quali febbre alta e problemi respiratori di stare a casa senza nemmeno andare a visitarli, per lo più pazienti anziani. Questa situazione è inaccettabile. Ho letto, senza più avere comunicazioni ufficiali da parte dell'azienda, che si sta cercando ospedali in disuso per avere posti letto a disposizione. Mi domando perché non si usano i presidi attualmente funzionanti e con personale. A Fevizzano abbiamo un reparto completamente vuoto di chirurgia che, come si era detto nella riunione, poteva essere utilizzato come reparto di medicina per nuovi ricoveri. Non si possono lasciare le persone nella propria abitazione senza dare un'assistenza sanitaria. Attendo una risposta urgente, conclude, e rimango a disposizione con la massima collaborazione per qualsiasi supporto alla gestione dell'emergenza sanitaria.
L'Ordine dei Medici della Toscana ha mosso alcune richieste all'assessore Stefania Saccardi e al presidente della Regione Enrico Rossi per poter garantire maggiore sicurezza agli operatori sanitari esposti a rischi elevati di contrarre il coronavirus. Dunque è stato richiesto il numero degli operatori sanitari che hanno contratto il virus e maggiori protezioni in modo da poter tenere sotto controllo la diffusione e attuare precauzioni più efficaci. Ed ora ci occupiamo delle consegne a domicilio. È caos tra gli operatori del settore della ristorazione contro il comune di Massa che, secondo Confesercenti, mette bastoni tra le ruote. Arpagaus critica, si chiedono agli imprenditori adempimenti burocratici non necessari. Ma ci spiega meglio in questo servizio Margherita Badiali. In questi giorni di grave emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ed in seguito all'obbligo di chiusura delle attività di ristorazione, per ora previsto fino al 25 marzo, parecchi ristoratori si sono attivati per garantire un servizio di pubblica utilità alla collettività messa a dura prova dalle restrizioni e al rischio di contagio attraverso la consegna a domicilio dei cibi cucinati. Ma il comune di Massa, attacca il presidente Confesercenti Paolo Arpagaus, invece di agevolare e promuovere questo sforzo mette bastoni tra le ruote a commercianti chiedendo in maniera totalmente inappropriata la scia per effettuare il servizio. Tutto nasce da un post pubblicato sull'account Facebook del comune di Massa e su quello dell'assessore Paolo Balloni con questo avviso: le attività di ristorazione e gli esercizi assimilati devono essere chiusi al pubblico e possono svolgere l'attività solo con consegna presso il domicilio del consumatore nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla direttiva europea 852/04. L'attività di trasporto funzionalmente collegata all'attività di produzione, preparazione, vendita o somministrazione di alimenti deve risultare nella scia relativa all'attività principale. Secca la replica del responsabile Massa Carrara di Confesercenti Toscana Nord, Adriano Rapaioli. La prescrizione del comune, oltre che inappropriata in un momento di particolare gravità, è anche sbagliata in quanto l'articolo 77 della legge regionale toscana 62 del 2018 prevede che le vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori siano soggette a scia qualora non siano accessorie ad altre attività di vendita. Ciò vale anche per attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore. Inoltre la Regione Toscana, in una nota esplicativa del 1 febbraio 2018, ha dichiarato che per il mezzo di trasporto utilizzato esclusivamente a servizio dell'impresa non deve essere presentata notifica sanitaria. Il rispetto della corretta prassi igienico-sanitaria da garantire sempre e maggiormente in tempi di emergenza, insiste Rapaioli, deve essere garantito da un adeguato piano di autocontrollo e non dalla scia. La consegna al domicilio infatti non deve essere intesa come una vendita al di fuori del locale, ma come un servizio ulteriore reso al cliente. La conclusione del presidente Paolo Arpagaus: in un momento così drammatico si chiede agli imprenditori altri adempimenti burocratici, tra l'altro non necessari. Per questo chiediamo con forza all'amministrazione comunale di rivedere urgentemente la propria interpretazione della norma, lesiva per tutte quelle attività che stanno cercando con tutti i mezzi di rimanere a galla in questo momento così difficile. E sono appena arrivati in redazione gli aggiornamenti sulla situazione nella nostra città per il coronavirus del sindaco di Massa, Francesco Persiani. Quindi lo ascoltiamo insieme. Eccoci per l'aggiornamento serale sull'emergenza sanitaria. Permettetemi innanzitutto di fare tanti auguri a tutti i papà. Oggi è la loro festa e, se permettete, un ricordo particolare ai papà che in questo momento stanno lavorando. E tra questi soprattutto quelli che lavorano in ospedale e comunque sono sul fronte sanitario. Passiamo ai ringraziamenti poi per tutti coloro che si sono fatti avanti in questi giorni, sia con i fondi sul nostro IBAN dedicato all'emergenza sanitaria, sia per i fornici di dispositivi di sicurezza e sia con la propria messa a disposizione come volontari civici. Dobbiamo fare però ancora un appello a restare a casa, perché le norme probabilmente non sono ancora così stringenti come avrebbero dovuto essere. E anzi, io auspico che il governo nei prossimi giorni possa ancora aumentare la stretta, dare un giro di vite su quelle che sono gli spostamenti inutili. Perché dobbiamo ricordarcelo che restare a casa non è un invito o una raccomandazione, è un obbligo, è un ordine
che viene imposto a tutti quanti noi. E quindi io insisto, perché ancora ad oggi mi vengono segnalati episodi, ad esempio, di persone che vanno a fare la spesa al supermercato, gironzano e poi escono con una lattina di Coca-Cola. Questi comportamenti sono veramente inaccettabili. Il problema è che siamo ancora in attesa del picco della pandemia e quindi i dati ogni giorno potrebbero e stanno aumentando, e per questo è importantissimo che tutti quanti noi rispettiamo questo obbligo di restare a casa. E quindi io mi auguro, veramente auspico, che nei prossimi giorni vengano emanate disposizioni da parte del governo sempre più forti, più stringenti. Abbiamo visto che ad esempio in Emilia Romagna sono state vietate i jogging, le passeggiate, le corse, perché giustamente anche questo comporta un problema per la salute pubblica. E in particolar modo vi devo segnalare che oggi a Massa si sono registrati 10 nuovi casi di positività al Covid-19. Nel complesso, a Massa Carrara siamo arrivati a 200 casi, che non è poco, se considerate che in Toscana sono 1482, ma il dato per noi è preoccupante perché è il rapporto tra casi di positività e la popolazione. Questo è il dato che ci colloca in una posizione piuttosto alta della classifica dei comuni e delle province. Quindi questo è un dato che vi deve invitare a maggior prudenza, maggior attenzione, maggior rispetto a queste norme di cautela, perché solo in questo modo, lo ripeto e lo ripeterò all'infinito, a rischio di stufarvi, che questo è l'unico mezzo per poter interrompere il contagio e la pandemia. Ma veniamo ad altre informazioni che possono essere utili per tutti, quello delle donazioni. Donazioni di sangue, di plasma in particolar modo. L'ASL ci ha fatto sapere che si può ancora prenotare la donazione, anche se fino ad aprile gli appuntamenti sono tutti già completati, quindi vedete che comunque le persone continuano ad adoperarsi. Questo vuol dire anche che il percorso dedicato per andare a donare sangue è sicuro, è un percorso che non implica nessun rischio di contagio, e quindi io vi invito a non aver paura, anzi ad aumentare quello che sarà la donazione, perché di questo c'è tanto bisogno. Vi do anche un ulteriore dato, che è quello del numero telefonico, se qualcuno ne avesse bisogno: 0585 49 82 36. Lo ripeto, 0585 49 82 36, attivo la mattina per fissare un appuntamento. Veramente anche su questo vi invito ad essere solidali e partecipi a questa emergenza sanitaria, e quindi con le persone che in questo momento sono in ospedale, sono malate, soffrono e aspettano il nostro e il vostro aiuto. Vi dico anche che, oltre a quella sanificazione che sta mettendo in atto Asmiu, la cooperativa che è in gestione sotto passo dell'Aurelia, il parcheggio di Via Bastione e Piazza Berlinguer, ha proceduto alla sanificazione di questi tre siti. E ciò, devo dire, ringraziamoli, perché l'hanno fatto senza alcun costo aggiuntivo. Ebbene, eccoci di fronte a quello che è la prossima settimana, quella più importante e decisiva. Quindi teniamo duro, rimanete in casa, rispettate le regole, che così forse ce la faremo. Grazie a chi continua a lavorare in prima linea, grazie ai medici, agli infermieri, che ormai sono veramente degli eroi a tutti gli effetti, grazie alla macchina del volontariato e grazie alla solidarietà che tutti ci date. Buonasera, a domani. Ed ora invece ci spostiamo a Carrara per ascoltare il discorso del sindaco Francesco De Pasquale. Intanto, per quanto riguarda il trend dei contagi, posso dirvi che dall'arrivo dell'epidemia in città a fine febbraio, ricordiamo il primo caso a Signora di Codogno, che siamo al 29 febbraio, abbiamo registrato un totale di 31 casi positivi. Anzi, ne approfitto per dare un aggiornamento che ho ricevuto da ora: siamo a 32 casi positivi, 61 provvedimenti di quarantena e purtroppo 3 decessi. In particolare, negli ultimi 6 giorni siamo passati da 2 casi, la coppia di Codogno, a 31, e quindi aggiorniamo a 32 positivi. Molti di questi sono ricoverati in ospedale, gli altri ovviamente sono al domicilio. Per questo voglio ringraziare pubblicamente, a nome di tutta la città, tutti, e dico tutti, gli operatori della sanità, dai medici agli infermieri, che
in condizioni spesso non semplici, stanno assicurando la tenuta del nostro sistema sanitario, dimostrando professionalità, dedizione e una straordinaria generosità. Per questo, oltre a invitare quotidianamente i cittadini a seguire scrupolosamente le norme igieniche per il contenimento del contagio e i provvedimenti del governo per arrestare l'epidemia, ci siamo attivati per ridurre le occasioni di assembramento e di aggregazione. E devo essere sincero, per un'amministrazione che sulla ricostruire gli spunti di socialità ha fatto leva non solo nel programma elettorale ma nell'attività di tutti i giorni, essere qui a chiedere ai cittadini di evitare i luoghi di socialità è veramente drammatico, oserei dire. Per questo abbiamo chiuso i parchi pubblici, abbiamo chiuso la passeggiata sul molo di Ponente del Porto. Per questo ho emesso un'ordinanza nella quale appunto ho disposto la chiusura fino a una data da stabilire in base all'evoluzione dell'epidemia. Abbiamo avviato controlli serrati sugli spostamenti, monitorando un totale di circa 300 persone e sporgendo una decina di denunce. Colgo l'occasione per ringraziare anche la Polizia Municipale, che sta svolgendo un lavoro egregio, e la nostra Protezione Civile, che a seguito dell'apertura del centro operativo comunale ci sta garantendo un supporto H24 nella gestione di questa emergenza. Contestualmente, consci che l'isolamento avrebbe potuto mettere in difficoltà tante persone, su iniziativa dell'assessorato sociale e grazie alla disponibilità dei suoi dipendenti, abbiamo attivato alcuni servizi di supporto alla popolazione. Il numero verde, innanzitutto, 800 055 692, riservato agli anziani in condizione di solitudine o con problemi di salute, e i numeri della Protezione Civile 0585 641 778 e 0585 641 414 per i soggetti in quarantena e positivi che avessero bisogno di aiuto nell'approvvigionamento di beni di prima necessità. Ricordiamo che chi è soggetto alla quarantena non può uscire di casa, quindi è chiaro che molto probabile che nel giro di qualche giorno abbia bisogno di essere supportato soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione o le medicine. Questi servizi sono possibili grazie alla disponibilità delle associazioni di volontariato, alle quali va la mia più sincera gratitudine. Grazie poi alla collaborazione con l'assessorato all'ambiente in Ausica, abbiamo attivato anche il servizio di raccolta dei rifiuti per le persone che sono in quarantena e che quindi non possono né uscire per acquistare i cibi, ma nemmeno uscire per portare i rifiuti. Nei giorni scorsi, inoltre, abbiamo iniziato l'igienizzazione del territorio, che andrà avanti anche nei prossimi giorni. Per questo ringrazio il personale dell'igiene urbana di Nausicaa, che sempre più si sta rivelando un supporto indispensabile per l'amministrazione. La nostra multiservizi si sta appunto rivelando un alleato fondamentale in questa emergenza, grazie alle sue numerose articolazioni, che includono anche i servizi domiciliari e il ruolo strategico delle farmacie comunali, che effettuano consegne di medicinali a domicilio. Anche a loro va il mio ringraziamento. Altrettanto prezioso, e ritengo opportuno non dimenticarlo, il lavoro dei dipendenti di CERNEC, che sta garantendo un servizio essenziale
senza il quale chiaramente ci sarebbero enormi ripercussioni in città. Colgo l'occasione anche per ricordare un servizio, il servizio che viene svolto dai militi della pubblica assistenza, che anche loro, con tutte le difficoltà che possono incontrare, contribuiscono a, diciamo, a tenere alta la, da un lato la bandiera della nostra città, dall'altro essere un supporto per tutti i cittadini che hanno difficoltà. E infine colgo l'occasione per ringraziare tutti, sottolineo tutti di nuovo, i dipendenti del Comune, che in questo momento di difficoltà stanno assicurando il funzionamento dell'ente. Ci fermiamo adesso per un po' di pubblicità, poi torniamo ancora con tante notizie, quindi a tra poco. Qual è la TV locale più seguita in provincia? Facile! Con oltre 35.000 telespettatori al giorno, Antenna 3 è la televisione di casa tua. Chi altro? Contribuisci anche tu a migliorare la tua città. Hai mai pensato che in casa tua si possano nascondere enormi quantità di microbi? Sanificazione Toscana ha un'esperienza pluriennale nell'ambito delle più innovative tecnologie di sanificazione, che potranno eliminare ogni tipo di batterio per garantirti un ambiente più sicuro per la salute. Protocolli per la disinfezione di locali pubblici, abitazioni, veicoli sanitari, centri benessere, impianti di condizionamento anche della tua auto e molto altro. Il servizio è certificato ed è alla portata di tutti. Richiedi il nostro intervento, non rimarrai deluso. 348-6550913. Sanificazione Toscana. L'emergenza coronavirus richiede che ciascuno di noi faccia la sua parte. Ecco alcune semplici raccomandazioni del Ministero della Salute per contenere il contagio. Lavati spesso le mani col sapone o con un gel a base alcolica. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. Evita le strette di mano e gli abbracci fino alla fine dell'emergenza. Quando starnutisci, copri bocca e naso con fazzolettini monouso, altrimenti usa la piega del gomito. Evita luoghi affollati e contatti ravvicinati mantenendo una distanza di almeno un metro dagli altri. Se hai sintomi simili all'influenza, non recarti a pronto soccorso o negli studi medici, ma resta a casa e contatta telefonicamente il medico di base, il pediatra o la guardia medica, oppure usa i numeri regionali messi a disposizione. Insieme possiamo vincere questa sfida, restando uniti, ma distanti. Emergenza coronavirus, l'accorato appello ai comuni di Massa e di Carrara da parte di Confcommercio. Situazione senza precedenti, servono misure straordinarie a sostegno delle imprese. Sentiamo.
chiede misure forti e concrete a sostegno delle imprese Confcommercio, rivolgendosi ai comuni di Massa e di Carrara a seguito dell'esplosione e della crescita dell'emergenza coronavirus. Il trascorrere dei giorni, affermano il presidente provinciale dell'associazione Giuseppe Pieretti e la vicepresidente Nadia Cavazzini, e l'accavallarsi di notizie che raccontano un quadro sempre più problematico in tutta Italia legato all'emergenza coronavirus allontanano e rendono più che mai incerti i tempi di ritorno alla normalità. Stiamo vivendo, ormai chiaro a tutti, una situazione sanitaria, sociale ed economica senza precedenti nella storia della nostra Repubblica e questo rende doverose misure altrettanto straordinarie a sostegno dell'intero tessuto produttivo massese e non solo. Da parte nostra, proseguono Pieretti e Cavazzini, chiediamo che i comuni intervengano verso Gaia ed Enel, gestori dei servizi idrico ed elettrico, per la sospensione delle bollette e l'annullamento delle spese fisse per le attività che, causa forza maggiore, hanno dovuto chiudere nel rispetto delle normative governative in materia di contrasto alla diffusione del virus. Come già detto nei giorni scorsi, rinnoviamo inoltre l'appello alle amministrazioni, già presentato telefonicamente a Massa anche all'assessore Pierlio Baratta, che si è detto favorevole a discutere, e ai cittadini proprietari di immobili concessi in locazione affinché abbiano comprensione per le attività costrette a chiudere, che non hanno pagato il canone. Al tempo stesso domandiamo ai sindaci di prevedere un documento di accordo salva attività commerciali, all'interno del quale sia prevista la possibilità di spalmare su 12 mensilità i canoni di marzo e aprile, accordando a chi lo vorrà sottoscrivere uno sconto su Tari o altri tributi locali. Ricordiamo, terminano i due esponenti di Confcommercio, che l'80% delle attività commerciali delle nostre città sono in locazione e con questa forte crisi rischiano di non riaprire. Lanciamo quindi un accorato appello alle amministrazioni comunali affinché sostengano queste due importanti iniziative. Centro Fidi, l'organo creditizio del sistema Confcommercio, ha deliberato in concomitanza con la pubblicazione del decreto legge Cura Italia l'approvazione d'ufficio di tutte le richieste di sospensione e allungamento fino a 12 mesi dei finanziamenti in essere. Gli imprenditori associati che ne faranno richiesta non dovranno istruire alcuna pratica speciale, né attendere risposta né corrispondere alcun onere. La decisione è stata presa con l'obiettivo di sostenere il più possibile le piccole e medie aziende del territorio alle prese con la grave crisi causata dall'emergenza coronavirus. L'intervento sarà assolutamente gratuito, senza alcun onere aggiuntivo per gli imprenditori. In considerazione della situazione legata all'emergenza Covid-19, il Consorzio Bonifica 1 Toscana Nord sposta al 30 aprile la prossima scadenza del contributo prevista per il 21 marzo. Si tratta della seconda rata dei ruoli 2019 consegnati a fine febbraio ai contribuenti che posseggono immobili nelle aree della pianura lucchese di Bientine, di Massa, Carrara e Lunigiana. Il Consorzio ricorda che in questo periodo gli uffici sono chiusi al pubblico e che i cittadini possono contattare gli operatori al numero verde 800 052 852 tutte le mattine dalle 8.30 alle 12.30 oppure inviare una mail a catasto@cbtoscananord.it. In aggiunta alle iniziative già poste in essere come acquisto di materiale quali mascherine, camici e macchinari, la Fondazione Marmo informa di aver aperto un conto corrente dedicato specificatamente all'emergenza Covid-19 presso Intesa San Paolo per aiutare chi sta combattendo contro il coronavirus. Le somme raccolte saranno distribuite a favore del nuovo ospedale Appuano e degli enti del terzo settore del territorio di Massa Carrara impegnati in questa battaglia in base alle loro richieste. Chi volesse contribuire può farlo versando direttamente al conto corrente intestato a Fondazione Marmo Ollus, al IBAN che state vedendo in sovraimpressione, con causale emergenza Covid-19. E per contenere l'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Comune di Carrara ha predisposto la chiusura della passeggiata sul molo Sandro Pertini a Marina di Carrara. Pertanto la passeggiata rimarrà chiusa fino a data da destinarsi. Ed ora la rubrica degli auguri, vediamo quindi chi sono i festeggiati. Thank you.
ancora tanti cari auguri a tutti i papà, in particolare al mio, che io invece a me piace chiamarlo babbo. Gaia Spa comunica che giovedì 26 marzo saranno effettuati lavori di manutenzione sull'impianto dell'acquedotto servente le frazioni di Tenerano, Viano, Colognola, Campiglione, Vezzanello, Lorano, Corsano, Ceserano, Rometta e zone limitrofe del comune di Fivizzano. Pertanto dalle 10 alle 15.30 e comunque sino al termine dei lavori si potranno verificare momenti di sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile o abbassamenti del la pressione di rete. Ed ora vediamo che tempo ci aspetta nei prossimi giorni. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per venerdì 20 marzo. Per il primo giorno di primavera, bel tempo su tutto il territorio con temperature stazionarie, venti moderati e mare quasi calmo. Sabato 21 marzo, ancora cielo sereno, temperature in calo, venti moderati e mare poco mosso. Tendenza nei giorni successivi, continua il bel tempo, temperature in calo, venti tesi e mare mosso. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.meteoapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo. Per questa edizione è tutto, quindi ci salutiamo. Grazie ovviamente per essere stati in nostra compagnia e per aver scelto l'informazione di Antena 3. Arrivederci a tutti.